Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale per quelle che sono le iscritte di sempre e benvenute per le nuove iscritte. Oggi parliamo di soutache. Eh sì, è un po' di tempo che non faccio un tutorial con il soutache e dalla mia scatola dei misteri, che in realtà è una scatola in cui ci sono tutti i progetti incompiuti, l'altra sera sono andata a ripescare lui, che è un progetto incompiuto e quindi mi stavo, come dire, accingendo a terminarlo. Poi ho pensato, perché farlo da sola? Lo condivido sul canale. E quindi ho acceso la camera, ovviamente non l'ho fatto di sera, e ho detto vabbè, domani mattina ci mettiamo all'opera e cerchiamo di fare questo ciondolo. Caso vi siete Adesso scordati, vi secondo dico, me un un anno fa cosino avevo girato il tutorial dei modulini base. Adesso ve li mostro da vicino così vi ricordate. È ancora il filo attaccato. Non so se vi ricordate, avevo girato il tutorial di questi modulini base e poi avevo fatto degli orecchini. E come spesso mi capita, faccio una cosa, faccio gli orecchini vanno via e il ciondolo che dovrei terminare alla fine, casomai, lo metto in una scatola e resta lì per un e anno. quindi Quindi trovate il tutorial degli orecchini che ho realizzato con questi moduli base. Ve li metto su nell'info, su nelle schede e giù nell'info box. E poi troverete anche il tutorial proprio del modulino base, di cui l'avevo chiamato Evolution, modulo base Evolution, perché vi facevo vedere in realtà con un semplice modulo base, che se lo prendete singolarmente è un semplice modulo base fatte con un fire polish da mezzo cristallo da 6 mm e perle da 4. Quindi con un semplice, insomma, modulino base, 5 modulini base messi insieme, in questo caso faremo girate il il girerò la ciondolo. camera e poi vi mostrerò da vicino. Come vedete, io stavo cominciando a cucire e poi mi sono fermata proprio per condividere questo lavoro con voi. I colori ovviamente sono i miei, non so se si nota. Amo il colore verde, il senape, il color terracotta. Ovviamente al centro andrò a mettere un cabochon, poi vi scriverò la misura, vi scriverò tutto quanto, ragazze, giù, e lo andrò a mettere al centro. Ops! Ovviamente poi girerò la camera e lo finiremo insieme. Ovviamente vedete, restano dei vuoti e c'è tutta una lavorazione da fare. Però ci tenevo veramente a fare questo tutorial e questo video perché in realtà con dei moduli base al soutache si possono realizzare anche dei ciondoli come anche degli orecchini. Voglio dire, sarebbe un po' grandino forse, però insomma, per chi ama gli orecchini grandi, anche un orecchino. Quasi quasi, solo il pensiero di dover fare altri 5 moduli base già mi è passata la voglia, a fine che resta lì qualche altro secolo. Quindi vabbè ragazzi, non ci fate caso, meglio ridere. Quindi anche con mio orecchino si può fare, decisamente si può fare, però questo sarà un ciondolo perché non andrò assolutamente a fare altri 5 moduli base dello stesso colore, poi non si sa mai. Vabbè, comunque spero che il video sia di vostro interesse. Se sì, ovviamente lasciatemi un like, ragazze, e grazie sempre veramente per l'affetto e perché mi seguite. Seguite questa un po' creativa, un poco così. Dai, lo sapete come sono. Vabbè, un bacione a tutte, giro la camera e vediamo di che stiamo parlando. Ciao! Ed ecco amiche, da vicino quello che vi ho mostrato poc'anzi. Allora, questo, come vedete, ha ancora la cucitura. Ovviamente vedete che io l'avevo fatta con il nylon trasparente, però si può ancora notare ovviamente i punti di giunzione che avevo segnato con una penna per farvi comprendere, non so se riuscite a vedere, penso di sì, i punti in cui si deve andare a cucire per mettere insieme tutti i modulini. Ovviamente prima di arrivare a questo punto dovete andare a realizzare 5 di questi modulini base. Questi modulini di base che trovate ovviamente il tutorial super facile. Ve lo metto nelle info, giù nell'info box, come sempre, per darvi modo, insomma, di andarlo a guardare e di provare. Quello che dico sempre e che dirò sempre, mi raccomando, esercitatevi tanti, tanto con i moduli base. Sembra una banalità perché uno ha voglia di creare cose più elaborate, più grandi, d'effetto, però se non si impara veramente a fare il modulino base, poi dopo andare avanti si rischia di creare qualcosa, sì, di più grande, di più vistoso, di, ma di
non farlo in maniera proprio corretta. Meglio procedere a piccoli passi per bene che cercare di fare cose grandi fatte male. Detto da me può sembrare, dici, vabbè, ma tu chi sei? Avete ragione, io non sono assolutamente nessuno, sono semplicemente una creativa che crea al soutache da un pochino e quindi mi sono esercitata ed ancora oggi ho da imparare perché non si smette mai di imparare con il soutache e con tutte le tecniche, c'è sempre da migliorare. Ora io cosa farò ovviamente? All'interno di questo modulino, che ovviamente poi scucirò e vi rimostrerò, andrò a mettere uno dei cabochon fatti da me, ma ne esistono ovviamente di già fatti perché era di questo bel verde, secondo me ci stava alla perfezione. E poi insieme andremo a fare tutti i piccoli decori che ci vengono Ci in mente. smette. L'ago, ci servirà del filo, un cabochon, vi scriverò qui in sovraimpressione la dimensione di questo, dopo prendere il righello e quando editerò il video. Lo troverete scritto, quindi questo. Dopodiché, probabilmente ci serviranno delle rocaille, ci servirà qualche piattina di soutache. Non so se andrò a mettere dei piccoli modulini qui all'interno. Comunque, di sicuro servirà un po' di soutache, servirà qualche rocaille. Comunque, piano piano le andremo a vedere insieme. Servirà della beading foundation, che è la base su cui si va a cucire, per esempio, il bead embroidery. E lo sapete, io la uso tantissimo con le basi di soutache. Quindi, servirà una beading foundation. E tanta pazienza, un Pigliezza. po' di colla ovviamente, ho utilizzato l'Asulit, ho la B6000, B7000, insomma quella tipologia là. Io adesso vado a scucire, vi mostro nuovamente i modulini separati e vi mostro come cucirli insieme. Dimenticavo, all'interno ovviamente potreste anche mettere un Rivoli, per esempio da 18, questo è da 18, sono andata a vedere la misura, quindi potreste anche mettere un Rivoli ovviamente di 18 se vi piacciono le cose sberluccicose. Sono andata a scucire un pezzetto del modulino e sono andata a prendere un filato Miyuki, in modo tale che per voi, insomma, sia un pochino più facile vederlo mentre cucio. Adesso vi prendo, insomma, il modulino e ve lo mostro da vicino. Vedete che avevo segnato vicino ai vari modulini la parte praticamente dove si va a cucire. Faccio, entro con l'ago al centro delle mie piattine, vedete? Proprio qui. E vado a prendere l'altro mio modulino. E vado sempre al centro, dal centro verso l'interno, non so se si vede, penso di sì, e vado a tirare in questo modo. Quindi ho fatto il, diciamo, il primo punto di unione, dopodiché tengo e vado a fare qualche altro punto. Adesso voi giustamente vi troverete in difficoltà. Potete fare in due modi, o cucire ed andare al centro, vedete? Sono qui. Dopodiché andare al centro dell'altro lato. In questo modo e tiro. Dopodiché potete anche fare in questo modo, cioè cucire le piattine così. Ovviamente dovrete acquisire un pochino di manualità, ma ovviamente se vi siete cimentati nel realizzare questo ciondolo, un pochino pochino di esercizio e di manualità, spero l'abbiate acquisito. Quindi dovete fare questa operazione di unione e cucire, facendo ovviamente un pochino di attenzione. Ovviamente io, avendo il telefono qui davanti, ho qualche difficoltà, però voi con calma vi mettete e date questi punti. Ok? Ok, procedete. Procedo anche io. Vedete che continuo anche in questo modo, spuntando al centro. Fate attenzione a non portarvi dietro il resto dei modulini, ed in questo modo. E rispuntate di qua. Quindi, in un modo o davanti, al centro e un poco anche come vi ho mostrato, dovete mettere insieme tutti i vostri pezzettini. Ovviamente poi alla fine io adesso passerò nuovamente da questo lato e mi porto in questo punto. E farò la stessa cosa ed andrò a chiudere il mio pentagono cerchio di moduli base. Ovviamente potete fare un nodino e poi ricominciare dall'altro lato, come preferite.
volete dare un pochino più sostegno, potete anche passare il filo Miyuki doppiato. Io per esempio, vedete, lo passo a doppio. Ovviamente dovete fare un pochino d'attenzione in più, così insomma la cucitura è un pochino più spessa. Dovete fare ovviamente più attenzione poi a non portarvi il lavoro dietro e facciamo la stessa identica cosa di prima. Ovviamente adesso dobbiamo chiudere il cerchio, quindi io vado nel primo modulino realizzato e tiro proprio come ho fatto prima. Tirate ovviamente tutti e due i lembi e vado a chiudere. Ovviamente dovete ripassare in tutte quante le cuciture. Dopodiché, dopo che avete fissato nuovamente per bene tutti i punti, io ve l'ho fatto vedere in modo molto veloce, ma voi dovete passare insomma parecchie volte. Dopodiché andate a prendere la Beading Foundation. Vi mostro come unire i punti anche sul davanti. Vedete che sul lago spunto, con lago spunto al centro. Dopodiché individuo una piattina e l'altra piattina e giro. Sto facendo questo lavoro per ripassare e vedete che comunque si riesce a mettere insieme da cucire anche in questo modo. Quindi ripassate dappertutto. Una volta terminato, ovviamente vi dovrà venire una forma così, vedete? Con al centro questa sorta di pentagono. Ovviamente molto dipenderà poi dallo spessore delle piattine che utilizzate. Queste, alcune sono di Filincanto e alcune di Bead Perles. Comunque sono quelle da 3,5. Sì, è passato un po' di tempo, l'avrò anche riposte. Comunque, dopodiché, quindi controllate questo, andiamo a prendere la nostra Beading Foundation. Io per il soutache mi trovo molto bene con questa, quindi io prendo sempre la Beading Foundation. Ovviamente tagliatene un pezzetto un po' più grande del vostro elemento. Prima cosa da fare, ah, dimenticavo, andate a prendere anche la colla. Quindi, per prima cosa, prendete il vostro cabochon da 18 rivoli, quel che sia, e mettete un po' di colla, ovviamente, sul retro. Ed andatela. Poi andate ad adagiare il vostro cabochon. Dopodiché andremo a mettere i nostri elementi ben posizionati. La nostra colla fa presa, prendete il filo di nylon ed andate ad unire i vostri elementi anche in questi punti. Quindi anche qui, qui, qui. È inutile che vi ripeto lo stesso procedimento, non cambia nulla. Abbiamo cucito la parte centrale, ora cuciamo l'esterno. Lo so che il filo è di nylon, però insomma dovete andare a cucire in questi punti. Ok, cucito anche l'esterno. Avevo pensato poi di andare a mettere in questi spazi dei piccoli elementi fatti in questo modo, però sinceramente ci ho ripensato. E quindi andrò invece a cucire in questi spazi dei mezzi cristalli. Adesso insomma vi mostro come. Utilizzerò anche in questo caso il filo di nylon. Così, insomma, non avrò problema di cambi colore e quant'altro. Esco, vedete, da questo punto del mio elemento e vado a prendere un mezzo cristallo. Potrebbe essere da 3, da 4. Io avevo questi da 3 a portata di mano e ci inserirò questi da 3. Quindi entro da questo lato e vado dall'altro. In questo modo, vedete che tirando il mio mezzo cristallo si andrà a posizionare in questo spazio. Vedete, io sono spuntato dal retro qui. Quando vi dico non esagerate con la colla è perché se mettete troppa colla quando realizzate i moduli base, poi questi lavori di inserimento non risultano proprio semplicissimi se beccate dall'altro lato tanta colla. Quindi procedete ovviamente inserendo in tutti questi spazi i nostri mezzi cristalli da 3. Ed eccolo qui inserito l'ultimo mezzo cristallo. Se è il caso, ovviamente ripassate. Adesso ci tocca un'altra decisione. Questo togliamolo da mezzo. Ci tocca un'altra decisione. Se mettere qualche piccolo elemento qui al soutache oppure lasciare semplicemente così e proseguire, insomma, al bead embroidery. Questa è una decisione ovviamente che ognuno di noi, potrà decidere. Quindi io adesso vado a vedere se trovo qualche cosa di carino da mettere in queste punte, oppure se lasciarlo veramente così semplice semplice e poi fare una finitura al brick stitch. Ci penso e poi vi dico. La nostra parte finale di decori qui all'esterno andrò ad utilizzare cipollotti, questi piccolini, sono 3x4 e rocaille 15-0 ed 11-0. Allora, per prima cosa entro proprio, vedete, qui col lago, vicino vicino ed andrò a fare un inserimento di 11-0 per evitare
che insomma ci siano troppi spazi vuoti, quindi vado a fare questo primo inserimento molto ravvicinato in tutti questi piccoli punti. Ovviamente questo lavoro lo dovete fare da tutte le parti per il primo giro. Io passo direttamente a mostrarvi il secondo step, nel senso che qui vicino vicino inserirete una 15, poi ovviamente vi porterete un pochino più su ad uscire col lago, qui vedete in questo punto, ed andrete ad inserire molto semplicemente una 15-0, un ciupollottino e una 15-0. Ovviamente, ragazze, il soutache, come tutte le tecniche creative, è libertà. Io vi dico quello che sto utilizzando io, ma voi potete inserire ovviamente quello che volete ed andate ovviamente nella piattina al lato opposto, in questo modo. Quindi sistematele bene. Ok, scusate. Quindi fate questo inserimento per tutte quante, per tutti quanti gli spazi. Poi, a seconda dello spazio che voi avete a disposizione, farete i vostri inserimenti. Io procedo. Ok, ragazze, alla fine ho deciso di creare una sorta di alternanza, cioè nei punti dove ho unito, vedete, i moduli base, ho messo il cipollotto. Invece, tra le due parti dello stesso modulo base, ho inserito una rocaille. Direi che siamo quasi addirittura d'arrivo. Ovviamente io ho ancora il filo attaccato, ma voi fate qualche nodino e fissate. Adesso direi che è arrivata l'ora di andare ad incollare la nostra parte su questa qui, ovviamente, e date anche qualche puntino per fissare. Poi dopo, insomma, eventualmente vi mostrerò dovete fissare in qualche punto qui, insomma, per non far muovere la nostra parte, che andremo a tagliare la nostra beading foundation e poi andiamo a prendere un pezzo di pelle, di ecopelle, di ultra suede. Diciamo che per i ciondoli forse è meglio l'ecopelle, perché a contatto con, insomma, con la pelle si potrebbe rovinare, e quindi l'ecopelle, insomma, si può pulire. L'ultra suede è un poco più, insomma, complicato. Ci vediamo dopo, quindi procedete col fare tutto quello che ho fatto io e ci vediamo più tardi. E andiamo di colla. Quindi andiamo qui, insomma, un po' dappertutto ed anche qui, perché dovremo anche qui incollare insomma questa parte che andrà sovrapposta al nostro capoccione. Quindi mettete la colla tutto intorno, ovviamente sempre non troppo, non troppo poca, non proprio, insomma, il giusto, ok? Il giusto. Capovolta la mia cupoletta, si sta scaricando la batteria, vabbè, ma insomma avete capito. Come vedete si è incollato, adesso procedo col dare qualche piccolo punto. Vedete, ho anche colorato la beading foundation per evitare che in qualche punto, insomma, si potesse vedere il bianco sottostante. Ora vado a dare qualche punto semplicemente fissando, anzi taglio prima, vado più comoda, taglio prima la beading foundation in eccesso, perché poi dovrò andare a fare, insomma, il mio brick stitch. Quindi semplicemente con le forbicine andate a ritagliare tutto quanto il contorno, ok? È inutile che vi mostro, insomma, come tagliare. Andate con le forbicine e tagliate tutto quanto il contorno. Vedete? Dovete procedere in questo modo, così per tutto il giro. Poi andiamo a cucire. Eccolo qui. Terminato, vi mostro anche il retro. Adesso cosa facciamo? Andiamo a dare qualche punto per fissare, insomma, la nostra piattina, il nostro modulino alla base qui. Cosa facciamo? Semplicemente, ovviamente, ho preso il filo, ho fatto un nodino, esco, vedete qui al centro della piattina e do dei piccoli punti, giusto per fissare, ma darò proprio dei puntini minuscoli perché non voglio, insomma, che il filo si veda. Avrei potuto prendere anche del filo in nylon, ma a passare e ripassare si surriscalda, poi si arrotola. Io mi innervosisco, quindi preferisco, insomma, usare il Miyuki e vado sempre in questo modo, avanti e indietro, e quindi cucio tutto il contorno, ok? In questo modo, spero che si veda, ma penso di sì. In questo modo, e passando, trovandomi a passare, fisso anche questo cipollotto alla mia base. Come faccio a fissarlo? Esco qui al centro, poi entro nel cipollotto in modo tale che questo cipollotto, insomma, non si muova ma sia fissato, e poi rientro in questo modo.
Quindi il mio cipollotto si andrà ad ancorare, non resterà libero, vedete come qui, ma si andrà ad ancorare alla mia base sottostante. Quindi fate questa operazione per tutto il giro. Ora, una volta che insomma abbiamo cucito tutto il nostro contorno, mi trovo a questo punto con l'ago e il filo e spunto qui al centro perché c'è questo spazietto, vedete, che non mi piace e quindi io semplicemente andrò ad inserire delle rocaille, in questo caso è una 11, e ridiscendo. Per insomma coprire un poco questi forellini che non ci piacciono, sono un po' troppo a vista. Ovviamente sistemo, vedete in questo modo, e quindi faccio questa operazione anche per gli altri. Allora, come vedete, ho cucito anche le rocaille qui al centro. Penso di aver detto 11,0, ma ho messo delle 15. Ok, adesso prendo il mio pezzo di Ultra Suede, no, Ecobelle. Dettagli e vado a tracciarne il contorno. Dopodiché taglio. Mi raccomando, quando tracciate il contorno, utilizzate una matita e non una penna, poi casomai andate a rifilare, insomma, non sporcate le piattine. Ecco, ho spostato la camera. Vabbè, procedete in questo modo. Allora, questa è la traccia che ha lasciato la matita. Come vedete, c'è un segno qui e un segno qui. In questo caso non sarebbe, insomma, stato necessario, però, insomma, per attaccare, perché anche se in realtà sembra tutto uniforme e regolare, potrebbe non essere regolare. Quindi mettetevi un puntino di una freccia e un segnetto che vi indichi dove andare ad incollare. Quindi io andrò a incollare in questo modo. Ecco, quindi vado a tagliare. Adesso ritagliato il nostro pezzo di ecopelle, andiamo a mettere la colla sulla nostra base e tenetevi ovviamente distante qualche millimetro dal bordo perché dobbiamo poi andare a realizzare il nostro profilo con il brick stitch, con la tecnica del brick stitch. Quindi procedo con la colla. Allora, ho incollato ovviamente, come detto, la nostra ecopelle, poi ho cucito, come vedete qui, un anellino perché non so che tipo di susta ci andrò a mettere, non so che tipo di catena di gancio, quindi per adesso ho montato un anellino, l'ho cucito alle stiff staff e poi ci ho messo ovviamente dietro le copelle. Adesso ho preso le mie 11,0 e comincio a contornare con la tecnica del brick stitch. Ovviamente vi mostrerò giusto un paio di punti, poi c'è un tutorial probabilmente di come rifinire al brick stitch e ve lo metto giù nel link o nelle schede questo tutorial, altrimenti questo video diventa lunghissimo. Prendo una 11,0, prendo insieme, mi sposto con l'ago all'interno di qualche millimetro, prendo insieme l'Easy Stiff Stuff, Bean Foundation, scusate, e le copelle e procedo in questo modo, tiro. E si posizionerà, vedete, in questo modo. Rientro nella 11.0, queste sono rocaille 11.0, se riesco ovviamente rientro e tiro, vedete che si posiziona a fianco all'altra. Prendo un'altra 11.0 e faccio la stessa cosa, quindi mi sposto di pochi millimetri per volta e cerco di dare il punto sempre alla stessa distanza di margine per creare comunque un lavoro pulito. Faccio quindi questa operazione per tutto quanto il contorno. Ovviamente davanti vi risulterà in questo modo. Vabbè, sono pochi punti, poi vi mostrerò andando avanti e poi ovviamente quando darete l'ultimo punto vi congiungerete nella prima perlina. Quindi procedete con il brick stitch. Cosa succede andando avanti con il brick stitch? Vedete? Andremo a creare quindi questa sorta di decoro, finitura che ci copre insomma questo spessore e che comunque rende il bijou molto gradevole. Procedete pure. Ed eccoci arrivati alla conclusione del nostro tutorial. Ce l'abbiamo fatta, ragazze. Spero che arrivate anche voi alla conclusione del tutorial e che riusciate con insomma questo video a realizzare un ciondolo del genere, che ovviamente potrebbe anche essere una spilla, questo a vostro piacimento. Io ovviamente ci metterò un piccolo tag con il mio nome e niente ragazze, se vi fa piacere lasciatemi un like, condividete, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare aggiornate e come sempre ragazze un bacio a tutte e buona creatività. Ciao!